sarò. Non avevo scelto te. Bel trucchetto per un ragazzo. Noi non abbiamo paura dei fantasmi. E invece dovreste. Guarda, sono i mostri del circo. C'è qualcosa che non va. Non avevo mai visto Ben così aggressivo. Stai distruggendo la palestra. Vuoi rovinarmi anche la minima possibilità di poter essere ammessa? Ben, devi rispondermi. Non è qui. Ridi, ridi pure. Ma sarò io a ridere per ultimo. Inutile, non funziona. Io i trucchi li vendo, non li compro. Ho appena capito che c'è qualcosa che mi fa ancora più paura di te. Perdere la mia famiglia per colpa di una specie di vampiro succhia emozioni. Quindi... io ti sconfiggerò, Clark. Prometto che sarà una cosa rapida. Mi sento ancora me stesso. Forse non devo più temere di trasformarmi in pelle d'oca. Ben, speravo proprio di vederti. Che cosa? La manna è energia vitale, Mike. Io sono incorporeo e quindi non ho modo di assorbirla. In compenso, posso sempre usufruire di quella di qualcun altro. Hi-ha! Ben Tennyson è una forza! Smettila di picchiarti! Perché ti prendi a schiaffi? Guarda come ballo! Sono Mike Morningstar, il super scemo! Ragazzi, sono io! Arrivo, cugina! Ti ho preso, piccola. Vuoi averne ancora? Questa volta morirai, feccia di un ectonurite. Prima ho schiavizzato il tuo pianeta. Poi toccherà a tutto l'universo. Thank you.
sai perché io vinco sempre? Perché io non mi arrendo mai. 2 per 2. Finalmente uno scontro alla pari. Le donne Tetramand sono tradizionalmente più forti. E la principessa ha ancora il vantaggio dalla sua. Ritiro tutto quello che di carino ho detto sul tuo conto. Dubito che Ben riesca a resistere oltre. Kevin, la faccenda riguarda solo me e te. Hai assolutamente ragione, Ben. Sei sempre il solito bravo ragazzo, eh? Fammi indovinare, vuoi soltanto aiutarmi? Hai avuto tante occasioni per essere aiutato. Non ne hai sfruttata neanche una. Stavolta pagherai per tutti i crimini che hai commesso. Oh, questo significa che non siamo più amichetti del cuore. Hai messo in pericolo tutti quegli innocenti. Credi di possedere il potere per fermarmi? Sì, lo credo proprio. Ah, 2 per 2! Oh, non immaginavo che ci fosse ancora. Sarà il mio spuntino serale. Ci lecca. Ancora ci lecca. Sembra che la nostra battaglia sia finita in parità. Io non la vedo in questo modo, mi spiace. Adesso vorrei tornare a casa. Per favore, posso? Hai scelto l'avversario sbagliato, piovra schifosa!